Alberto Gerbo, chi vede il risultato della partita vede 0-0, non sa cosa si è perso. È stata una bella partita perché sotto il punto di vista del palleggio noi siamo stati molto bravi, abbiamo creato tanto, abbiamo preso solo qualche ripartenza, qualche contropiede nei minuti, cioè nel primo tempo, poche nel secondo tempo e niente, secondo me abbiamo fatto un'ottima gara, è stata divertente, una bella gara per chi ha visto questa partita. Peccato per non essere riusciti a concretizzare la mole di gioco che è stata fatta. Sì, ci è mancato qualcosa lì negli ultimi 30 metri perché siamo arrivati molto vicini al gol. Possiamo migliorare in quella fase lì perché abbiamo rischiato, ogni tanto abbiamo forzato la giocata quando siamo arrivati lì ai 30 metri e di conseguenza abbiamo subito qualche contropiede, però in campo mi sono divertito, credo che si sia divertito tutto il pubblico nonostante uno 0-0. Ti sei divertito e hai anche riconquistato il campo dato che adesso stai partendo titolare. Sì, ma io cerco di dare sempre il massimo, è normale che quando uno non gioca rosica, tra virgolette, ho rosicato più che altro perché volevo dare una mano ai miei compagni, adesso ho aspettato il mio momento, sto cercando di ripagare la fiducia del mister perché giocare in una piazza come Foggia è una cosa emozionante, spero di poterlo fare per ancora tanti anni. Il Foggia ha perso la vetta così come il Lecce, però in realtà cambia poco. Sì, questa classifica trova il tempo che trova. Noi abbiamo perso solo una volta, ne abbiamo fatto due pareggi o tre pareggi e il resto abbiamo sempre vinto. Se continuiamo di questo passo abbiamo ancora tanta strada da fare, tante cose da migliorare, però alla fine se riusciamo a continuare questo percorso in questo modo credo che i risultati arriveranno.